Bene, buongiorno. Io mi chiamo, come avete sentito, Antonio Palmieri. Sono un ragazzo di 57 anni che viene dalla periferia estrema di Milano. E c'è qualcuno tra voi che ha 27 anni? Grazie, grazie, grazie. Complimenti per la pettinatura al mio collega di 27 anni. Io a 27 anni, con sei miei compagni della scuola, dell'università, della scuola di specializzazione, fondavo quella che oggi si sarebbe chiamata una start-up. Si chiamava Promedia, lavorava nell'ambito della comunicazione, della ricerca, dell'organizzazione di eventi. E avevo un lavoro a posto fisso, a tempo assolutamente indeterminato alle poste. Ero anche iscritto alla CISL. Dov'è Bentivogli? È andato via. No, andato, non di, diteglielo a Bentivogli. Però non passava giorno in cui non mi chiedessi, come dice una canzone di Claudio Baglioni, che forse voi avete tutto il diritto di non conoscere, ma che non chiedessi, mi chiedessi incerto chi fossi io. E non passa giorno, oggi che sono un ragazzo di 57 anni, in cui non mi chieda chi sono io e che senso ha quello che faccio. Allora, a 30 anni fa, la nostra Promedia visse per 3 anni e mezzo, finché a un certo punto tutti noi che eravamo i fondatori e quelli che con noi collaboravano trovarono un altro tipo di lavoro e quindi la chiusi. Fu una grandissima palestra per imparare tante cose. Come credo sia oggi il luogo in cui siamo qui, e ringrazio Felicia per averlo voluto tenacemente, ha lavorato 2 anni come avete sentito prima. E spero di non contribuire a non distruggere questo evento. Però la cosa di fondo, e su questo chiudo e vado a lavorare alla Camera, e la cosa di fondo io credo questa. Io proporrei una. Io non sono un nativo digitale, sono un primitivo digitale, ma siamo tutti primitivi digitali. Io credo che a me, che sono un ragazzo di 57 anni, spetti di non abdicare un compito, cercare di essere nei limiti, nei miei limiti, nei limiti del possibile, disponibile. Come vi ho detto 30 anni fa, non passava giorno che non mi chiedessi incerto chi fossi io. Oggi non passa giorno in cui non mi chieda questo. E ogni volta, oggi, come allora, cerco dei maestri che mi sappiano dire qualcosa e dare una risposta. Allora credo che questo luogo, quella cosa che facciamo oggi, che fate oggi tutti insieme, sia una cosa veramente notevole da questo punto di vista, perché ci sono, credo, persone, non io, in grado di svolgere questo ruolo e di accompagnarci, accompagnarvi in questa ricerca. E credo che sia veramente interessante, ma questo lo dirò oggi pomeriggio, perché in qualche anno fa mi è capitato di lavorare a una piattaforma simile. Ho finito, vado alla Camera a lavorare per voi, non so se questo debba lasciarvi più sereni o più preoccupati, però lo scopriremo alla fine della giornata. Vi auguro veramente un'ottima giornata qui e ci rivediamo poi alla fine del pomeriggio e proporrei una mozione d'ordine, in chiusura, di abolire la dizione nuove tecnologie. Perché io per la prima volta ho messo piede nel web, parentesi, il mio account Twitter è @AntonioPalmieri per chi volesse poi continuare il dialogo nei prossimi giorni, chiusa la parentesi, nel 1994. Allora, non sono più nuove queste tecnologie, deve essere nuova la capacità di comprenderle e di vivere nell'era digitale. E con questo auspicio vi auguro ancora una buona giornata, buon lavoro a dopo.